E dopo tante ricerche, forse l'ho trovato. Forse, speriamo. Lo vedremo con voi. Bersaglio. C'è un bersaglio con mitra. Lo debo pasarteme ad hachas. Échale chorreada. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ecco i nostri dati sulle posizioni nemiche. Raggiungo la posizione. Fammi mettere in posizione. Ricevuto, mi muovo. Roger, bersaglio acquisito. Ok, bersaglio marcato. Pronto ad andare. Apri il fuoco. Quello è che gli stiamo sparando. Ne abbiamo finito. Cazzo, mi sono fatto prendere la mano. Dovremmo riuscire a... Un attimo, c'è attività ostile.
Ehi, ci porti a fare qualche salto, vero? Seguite l'assistente fino al suo capo e scoprite quali sono i piani per il suo prossimo... Benson avrà anche il cervello per trasformare la pasta di coca in polvere bianca, ma gli piace avere un alto profilo. Alto profilo? Il professore? Vuole che la gente lo reputi intelligente e fa in modo che sia così. Non è appariscente, ma tiene un alto profilo. E quelli con un alto profilo si scoprono. Sono più facili da trovare e fanno troppe mosse false. Esserci dei dati in quei giri. Ci dà le coordinate di un'antenna del cartello. Loro continuano a accenderle e noi a spegnerle.
informazioni. Vedo uno con i mitra. Vedo un altro bersaglio. Attivo il drone. Terzo bersaglio. Ecco il bersaglio numero 5. Vedo un capitano, c'è un bersaglio con mitra. Chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Ancora tutto bene. Il bastardo sa che qualcuno lo vuole uccidere. Puta madre, bomba! Occhio a come vi muovete. Sanno che qualcosa non va. Il loro tenente sta cercando di fuggire.
drone è partito. Chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ho un altro bersaglio. Qui c'è un arco. L'accampamento. Aereo unità di avvicinamento. Giù. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Occhi aperti, narco armato di mitra. Ditemi dove guardare. Sono in allerta. Attivo il drone. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli.
Occhio ai civili, rischiamo di uccidere qualcuno per sbaglio. Occhio ai bersagli, abbiamo civili nell'area. Ehi, c'è un arco. Raggiungo la posizione. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio perso. Bersaglio marcato e un po' vicino ai civili. Diversivo sonoro li attira. Mi sposto in posizione. Ho il bersaglio. Nessun bersaglio. Ripeto, nessun bersaglio. Volvamos a lo nuestro. Yo sé, pues, parece que al que quiera que sea, te quemo. ¿Qué pasa? Hay movimiento. Hay alguien. Atentos todos. Parece que alguien. Bueno, a lo que estábamos. Lancio una flashbang. Hanno sentito lo scoppio, cercano guai.
dopo tante ricerche, forse l'ho trovato. Forse, speriamo. Lo vedremo con voi. E dopo tante ricerche, forse l'ho trovato. Forse, speriamo. Lo vedremo con voi. E dopo tante ricerche, forse l'ho trovato. Forse, speriamo. Lo vedremo con voi. C'è un bersaglio con mitra. Lo debió pasarteme ad hachas. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ecco i nostri dati sulle posizioni nemiche. Raggiungo la posizione. Fammi mettere in posizione. Ricevuto, mi muovo. Roger, bersaglio acquisito. Ok, bersaglio marcato. Pronto ad andare. Apri il fuoco. Quello è che gli stiamo sparando. Ne abbiamo finito. Cazzo, mi sono fatto prendere la mano. Dovremmo riuscire a... Un attimo, c'è attività ostile. Come se non avessi paura di niente. Come se avessi le palle più grosse. Ok, grosse. Andiamo. Come se niente mi possa impedire di ottenere quello che voglio. Lo dico a quelle donne e lo ripeto anche a voi.
Solo così le donne possono vincere nel nostro mondo. Quando si fa la nostra vita, o si vince, o si muore. Quindi anche se non vi sentite delle cattive ragazze, fate finta di esserlo. Comportatevi di conseguenza. Ci siete! Fuoco, fuoco, fuoco! Roger. Merda, abbiamo compagnia. Tenete la posizione. Ricevuto. Attivo il drone. Ho avvistato un sicario. Drone in volo. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Occhio, presenza nemica. A posto, via libera. Vedranno indietro.
Occhio alla mira, non colpiamo i civili. Estamos con ustedes. Ho chiesto a Pak Katari di mandarci un veicolo. Ecco il tuo veicolo da combattimento. Lasciate le cinture. Pronto, andiamo. Vedo un tizio che sembra l'assistente dell'agente di Elcido. Allora, come ci muoviamo? Rapirlo potrebbe allertare il suo capo. Lo pediniamo. Vediamo cosa fa e chi incontra. Non ci facciamo scoprire. Se ci becca, tutto è inutile. Un attimo. L'assistente si sta fermando nel grosso edificio. Forse l'agente deve vedersi qui col contatto del cartello. Intercettiamo la conversazione. Dici che avremo spazio di manovra lì dentro? Manderemo un drone a registrare l'incontro. Non voglio rischiare che ci scoprano. Che passa? Un posto davvero ben curato. Bella giacca. Chi se ne fotte della giacca? Poche stronzate. Ehi, tranquillo, dai. Siamo tutti amici. Calma. Chiamami antiquario, ma mi fido di voi dello show business, agenti e starlette, come del mio chihuahua che gioca con una granata. E i tempi di mio nonno non vi avrebbero mai seppelliti in un cimitero cattolico. Vuoi il giro? Allora devi pagarlo, per davvero. I poster, va bene, ma i CD invece. Non è più facile averli con poco preavviso. E spostarli per il mondo costa un sacco di soldi. Questo furgone pubblicitario è molto importante. Girerà l'intera regione tranquilla. Finché il materiale promozionale verrà distribuito, e il CD avrà tutto quello che chiede. Che mi dice del ranch, quello a Hill County, Texas? Già comprato col nome di sua madre, come richiesto. Abbiamo quello che ci serve, andiamo. Bowman, abbiamo seguito l'agente di Elcido a un incontro con Santa Blanca. L'agente del cartello voleva che diffondesse materiale promozionale. C'è un furgone pubblicitario che girerà in questa parte della Bolivia. Elcido è importante per consolidare la loro influenza. Il furgone serve solo per la propaganda. Quindi distruggiamo il furgone. Holt ama far saltare le cose. Non possiamo solo farlo saltare. Ci deve essere un magazzino pieno di materiale promozionale.
Scambiamo il furgone con uno pieno di C4 e farò preparare uno identico dagli uomini di Pak Katari. Quando il furgone tornerà al magazzino carico di esplosivi, lo faremo saltare. Mi sembra rischioso. Abbiamo già un furgone. Ci penso io. Voi rubate il furgone pubblicitario. Tenete le orecchie aperte. Magari c'è dell'altro che possiamo fare per minare l'influenza del cartello. Ok, ci occupiamo del furgone. Grazie Mirko. Fatto, tutto a posto. Ci sono, andiamo.
cartello ha deciso di premiare un criminale. Qui dice dov'è la medaglia. Attenzione, ci sono nemici in zona. Il drone è partito. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Roger, raggiungo la posizione. Roger, bersaglio marcato. Un attimo. Dovremmo essere a posto. Un momento, c'è una cassa d'armi. Ottimo, tornerà utile. Pare che il Cido terrà un piccolo concerto in un villaggio chiamato Umamarca. Bowman, abbiamo scoperto che il Cido sta per tenere un concerto in un posto a Umamarca. Lo spettacolo si chiama Pachangon Boliviano. Mi piacerebbe andarci. Ma come si dice? Che sarà, sarà. Dobbiamo bloccare il concerto. Andate sul posto e fategli chiudere i battenti. Hai in mente qualcosa? Fate solo in modo che nessuno suoni e che la gente se ne accorga. Ci sentiamo. Jensen avrà anche il cervello per trasformare la pasta di coca in polvere bianca, ma gli piace avere un alto profilo. Alto profilo? Il professore? Vuole che la gente lo reputi intelligente e fa in modo che sia così. Non è appariscente, ma tiene un alto profilo. E quelli con un alto profilo si scottano. Sono più facili da trovare e fanno troppe mosse false.
sacco di luce interruttori quassù. Abbiamo il pacco. Invio le coordinate ai ribelli così se lo prendono. La prossima volta chiediamo di farlo sganciare vicino a un bar. Mirko, ci sei ancora? Ok. La sfida del cimitero, questa qua fino a questa qua. Io ho trovato il cimitero, ma è una missione che si deve attivare o basta solo trovarlo? Marco, un capitano. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Il bersaglio sa che qualcuno lo tiene sotto tiro. Bersaglio vicino all'elicottero. Resisti, sto arrivando. Porca merda. Partire
Grazie. Scusa Mirko, ma a Malca o a Pucara? Inutile spaventare questa gente. Tenete giù le armi. Paz!
Non vi muovete. Roger. Elicottero distrutto. E ti credo, guarda com'è grosso.
Non è affatto semplice. Uno è qua. Sì, esatto, fa quel rumore, sì. Fa un rumore strano, fa. Ciao Mirko, grazie di tutto. Grazie mille. Non lo capisco, questo Jensen. È un genio della chimica, no? Cosa ci fa qua giù a lavorare per il cartello? I cartelli reclutano direttamente dai college. Avrà avuto un prestito studentesco da estinguere e il giorno dopo la laurea si sono presentati con una valigetta piena di soldi. Di certo sapeva in cosa si stava cacciando. Gli era chiaro che avrebbe prodotto droghe per una banda di assassini. Le banconote da $1,000 sono meglio delle fette di salame sugli occhi.
Attivi in zona. Posto, andiamo. Pattuglia dell'unità in arrivo. Thank you.
capisco questo Jensen. È un genio della chimica, no? Cosa ci fa qua giù a lavorare per il cartello? I cartelli reclutano direttamente dai college. Avrà avuto un prestito studentesco da estinguere e il giorno dopo la laurea si sono presentati con una valigetta piena di soldi. Di certo sapeva in cosa si stava cacciando. Gli era chiaro che avrebbe prodotto droghe per una banda di assassini. Le banconote da $1,000 sono meglio delle fette di salame sugli occhi. Quando ho accettato questa missione, non avrei mai pensato che avremmo rubato vaccini a un ente benefico. Davvero? Questa ONG è diabolica. Siamo qui ad aiutare questa gente, ma sembra che siamo noi i veri cattivi. Non dimentichiamo che l'unico motivo per cui il cartello lo sta facendo è per sfruttare la gente del posto. Qual è l'alternativa? Far morire di fame la gente? Non hanno niente. E il governo non sta facendo un cazzo, lo sappiamo entrambi. Ti capisco, ma se non facciamo niente, il cartello userà quella gente come soldati, contadini e corrieri. Il Santa Blanca li farà lavorare come muli, quindi diffonderà altra miseria negli Stati Uniti e in Sud America. Dico solo che non c'è una risposta facile. Se ci fosse, il cartello non sarebbe mai diventato così potente. Non lo capisco questo Jensen. È un genio della chimica, no? Cosa ci fa qua giù a lavorare per il cartello? I cartelli reclutano direttamente dai college. Avrà avuto un prestito studentesco da estinguere e il giorno dopo la laurea si sono presentati con una valigetta piena di soldi. Certo sapeva in cosa si stava cacciando. Gli era chiaro che avrebbe prodotto droghe per una banda di assassini. Le banconote da $1,000 sono meglio delle fette di salame sugli occhi.